Salve a tutti, benvenuti nel mio canale, sono Lux Grumble e oggi voglio presentarvi la mia conserva di fichi secchi. Da premettere che sono in ritardissimo con questa conserva tipica della nostra famiglia, con un'altra tradizione pugliese, ma non solo pugliese, anche calabrese e siciliana, perché l'ho vista da altri canali anche, e sono veramente tanto tanto felice che queste bellissime tradizioni non siano soltanto nostre, della nostre parti, ma anche in altre regioni. Come dicevo, io sono veramente molto 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 in ritardo, infatti ho fatto anche in ritardo la conserva di basilico all'olio. Allora, da premettere che io il basilico lo surgelavo, però notavo che perdeva quel sapore. Poi ho visto la ricetta di Tiziana, della mia cara amica Tiziana, un grande bacio, Tiziana Mano in Pasta, se volete visitate il suo canale, che è grandiosa, è arrivato e superato pure 10.000 iscritti, gli voglio un sacco di bene, ok? Dopo questa premessa, ho fatto il suo basilico all'olio. È veramente semplicissima, e poi la cosa bella è che l'olio lo puoi sfruttare pure nelle insalate o per fare il sugo, ho pensato. Infatti non vedo l'ora che arrivi quest'inverno. Allora, è semplicissima, è una ricetta nella ricetta, vi sto facendo. Sono semplicissimi: basilico, uno scoma alle lasagne, uno strato di basilico, un po' di sale, proprio un pizzichino, basilico, un po' di sale. Poi inonda con l'olio e vai col liscio, raga, ve la tenete tutto l'inverno. Se non finisce prima. Va bene, chiudiamo questa parentesi. Vi faccio vedere i miei fichi secchi, i miei meravigliosi fichi secchi. Questi sono i fichi secchi. Allora, vi ho già preannunciato che sono veramente molto in ritardo, ma non è colpa veramente mia, io sono veramente ghiotta di questo piatto, e ora ve ne racconto pure la storia. Sono in ritardo perché purtroppo, come sapete, quest'estate non ha piovuto niente. Mio papà ha pure nel suo frutteto, ha pure 2-3 alberi di fichi, però sventura vuole che a causa della assente pioggia non ha fatto nessun frutto, e quindi ho dovuto raccimolare questi fichi pagati da un ambulante un occhio della testa. Io penso che ha mandato a scuola, ha fatto il corredino della scuola ai suoi figli con i miei soldi, con il mio chilotto di fichi. Va bene, chiudiamo parentesi. Allora, vi racconto la storia di questi fichi secchi, cioè quella che viene tramandata dalla mia famiglia, quello che vedevo nella mia famiglia, quello che mi ispira la mia famiglia, è che io continuo, voglio sempre continuare queste bellissime tradizioni, perché queste tradizioni secondo me sono genuine. Allora, questo qui, come vedete, è il fico secco. Praticamente qui c'è un piatto, un bel piatto pieno di fichi seccati al sole, li ho tagliati a metà e seccati al sole. Ma come nel video antecedente a questo, mio fratello ancora una volta mi ha dato una grandissima mano, un grandissimo aiuto, così vi lascio al suo video e vi fa vedere come li ha seccati, come li ha tagliati, come li ha messi al sole a seccare, e il suo risultato giorno per giorno. Vi lascio al video.
vedere questa immagine, vedere il frutto che muta giorno per giorno essiccato al sole mi dà sempre quell'emozione, mi dà sempre quella gioia, non lo so, poi io amo il cibo, sono veramente molto 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 innamorata del cibo, quindi va bene. Allora, che dire ancora di queste figlie? Allora, cosa raccontarvi? Ovviamente non posso che raccontarmi delle storie bellissime che da me riguardano e che praticamente mi sollevano veramente l'anima, mi affiorano nella mente quei ricordi dove tu dici, ti arriva quella nostalgia e dici mamma mia, ma perché non arrivano più, ma perché non esiste una macchina del tempo e ritornare indietro in questi bei ricordi. Ma però comunque Dio vuole così e vuole che si continui, ci sarà il motivo per tutto, dico io. Allora, questi fichi secchi, come dico io, no? Allora, io da piccolina, vi devo dire la verità, proprio tutta ve la devo dire, queste erano le mie caramelle. Erano le mie caramelle che trovavo nella casa della Befana, che mangiavo il giorno di Natale a colazione, ma ce le dava una per ciascuno, mia mamma, a me e ai miei fratelli. E ce le dava insomma per la domenica e i giorni di festa. Perché questo? Come sapete, i fichi con l'essiccazione è già un frutto abbastanza dolce, però con l'essiccazione toglie l'acqua e quindi aumenta gli zuccheri contenenti in questi fichi. Ma c'è una storia ancora più bella che fa parte della mia vita, fa parte proprio di ciò che praticamente ho fatto ricordando i vecchi matrimoni degli anni 50, come ha fatto quelli di mia mamma. Mia mamma si è sposata nel 75 e lo ha comunque fatto, cioè non è stata per niente criticata, e la verità, la mia idea è piaciuta in molti. Allora, all'epoca, ma parlo veramente di un'epoca veramente prima della guerra e delle guerre mondiali, non c'era il privilegio, non c'erano grandi possibilità per fare grandi matrimoni, e all'epoca i confetti costavano un occhio della testa. Cosa accadeva? Che si facevano, diciamo, dei confetti fatti a casa. Infatti i fichi secchi poi, quando noi li andiamo a trasformare e faccio la mia conserva di fichi, si chiamano maritati. Sì, perché si sposano, maritati, come le orecchiette e gli pizzicherietti, come si dice, cioè piccoli maccheroncini, quando non riesce l'orecchietta, facciamo il piccolo maccheroncino, li chiamiamo maritati, tutto misto. Ecco, si chiamano così, maritati, e si presentavano invece della bomboniera, invece insomma dei confetti. Io nel mio matrimonio, mi sono sposata nel 2012, io li ho fatti e i miei parenti hanno gradito molto, era un'idea molto simpatica, l'ho praticamente avvolto in un bastoncino di cannella proprio per non presentarla così nuda e cruda, avvolta in un velo di organza e poi via, basta così, non ci ho messo solo un fiocchettino bianco e rosa perché il tema del mio matrimonio era bianco e rosa praticamente. E l'ho donato insieme alla mia bomboniera. È stata un'idea veramente creativa perché molti hanno ricordato vecchi tempi e molti è piaciuta proprio l'idea, non conoscevano proprio questa usanza. Così noi andiamo a fare, grazie ai fichi secchi, i maritati. Ci vuole
Ci vuole soltanto fichi secchi, cioè i fichi essiccati al sole. Praticamente mio fratello ci ha impiegato 3-4 giorni per poterli essiccare al sole, perché all'inizio di settembre il sole era molto molto restio ad uscire e quindi ha avuto qualche difficoltà. Poi delle mandorle tostate, io le ho abbronzate praticamente al forno, tutte intere, e del limone, il limone praticamente sono scorzette di limone sono, e della vanillina. Perché? Cosa succede ora? Cosa andiamo a fare? Ora ve lo faccio vedere. Eccomi qua. Allora, ho cambiato la posizione della videocamera proprio per farvi capire quello che ho fatto io, che faccio io ogni anno, e preparo i miei maritati con i fichi secchi. Praticamente questi qui sono i fichi e li vado a stendere per bene. Perché? Perché questi qui praticamente li andrò ad unire. Molti usano praticamente mettere la mandorla e chiuderla così. A me invece no, a me mi piace molto più succulente, insomma, doppia dose, come voglio dire io. Allora, e mettiamo una mandorla. Mettiamo. Schiacciamo così tutto. Va bene, sono morbidissime, sono. Poi ci metto sempre una scorzetta di limone, perché io l'adoro, profuma. Mamma mia, poi il profumo del limone secondo me è meraviglioso. Attacco tutto per bene così. Così non cade niente. Poi vado a fissare con l'altra mandorla. Vado a schiacciare bene, perché questi qui li andremo a cuocere, li mettiamo in una placca in forno per una decina di minuti, andiamo a mettere e andiamo ad infornare. Eccoli, questi sono i miei fichi maritati. Ora li vado ad infornare per una decina di minuti, 15 minuti massimo. E dopo andiamo ad invasare per conservarle per questo inverno, ovviamente, no? Eccoli qui i miei fichi maritati, cotti al forno per una decina di minuti. Ora ci sporgiamo un po' di vanillina sopra per dare un po' quel tocco in più, quel profumo in più, insomma, di Natale. Dopo aver fatto questa operazione lasciamo raffreddare e dopo invasiamo in uno di questi vasetti da 200-300 grammi. Di solito la mia famiglia usava proprio dei grandi vasettoni da 1 kg, 2 kg, pure 3 kg, perché ne facevano proprio grandi scorte in grandissima quantità. Però in questo caso sono venute soltanto una decina, quindi Non ne vale la pena. Quindi poi, quando raffreddano, li vado a passare nel vasetto.
è terminata. Questi sono i miei vasetti, come notate si vedono dal vetro, dai boccacci, la pila di fichi che ho, di fichi maritati che ho creato. Sono ancora caldi. Proprio nel momento di invasarli, cioè di metterli a conservazione nei vasetti, proprio in quel momento si può aggiungere limone, cannella, cioccolato, quello che volete. Io ci ho aggiunto soltanto un po' di limone. Momenti prima lì nella teglia ho spolverato un po' di vaniglia, così si raffreddava, cioè mentre si raffreddava si scioglieva mano a mano. Queste sono le mie piccole, me le tengo strette, piccole caramelline per il mio Natale. Io ho terminato qui, spero che il video vi sia piaciuto, spero che continuate ancora ad iscrivervi e vi ringrazio infinitamente per i nuovi iscritti. Mi raccomando, ancora iscrivetevi, like, commentate, condividete, insomma aiutatemi e supportatemi. Io vi saluto qui, un grande bacio, ciao!